detto Orazio Flacco nasce a Venosa, colonia militare nella provincia della Puglia nel 65 a.C. Nonostante le umili origini, è figlio di un liberto che possiede una piccola proprietà. Grazie al generoso impegno del padre, riceve un'educazione di prim'ordine, prima a Roma, poi, come i giovani rampolli dell'aristocrazia romana, ad Atene, dove ha modo di perfezionare la sua preparazione culturale. Qui entra in contatto con alcuni giovani aristocratici romani, anche loro studenti, di orientamento repubblicano e ostili alla politica di Cesare. Nel 44 a.C. si arruola con loro nell'esercito del cesaricida Bruto, combatte al comando di una legione con il titolo di Tribunus Militum, ma nel 42 a.C. a Filippi, in Grecia, di fronte alla disfatta del suo esercito, si dà alla fuga. Proscritto in quanto ex repubblicano, Orazio può tornare a Roma solo nel 39 a.C. sfruttando un'amnistia dei triumviri. Privato dei suoi beni a seguito della confisca e senza protezioni politiche, il poeta si vede costretto a lavorare nell'amministrazione statale come scriba questorius, segretario dei questori. Comincia nel frattempo a comporre versi, frequenta il circolo epicureo di Sirone a Napoli, conosce Virgilio. Nel 38 a.C. Virgilio lo presenta a Mecenate, che nel 37 a.C. lo ammette nel suo circolo. Nasce un'amicizia forte e duratura, fondata sulla stima reciproca e sul prezioso contributo che Orazio dà con la sua poesia al progetto culturale di Augusto. Un prezioso contributo in parte dovuto, come dimostra la composizione di testi di contenuto celebrativo, in particolare le Odi Romane e un inno agli dei protettori di Roma, il Carmen Seculare nel 17 a.C., ma in gran parte frutto della sincera adesione alla politica di restaurazione dei valori del Mos Maiorum portata avanti da Augusto. Da Mecenate, Orazio riceve nel 33 a.C. una villa nel territorio Sabino, dove trascorre, privo ormai di preoccupazioni materiali, gran parte della sua vita, preferendo l'isolamento della campagna ai clamori di Roma. Dopo un'intensa attività compositiva, iniziata nel 41 a.C. con la composizione degli Epodi e delle Satire, negli ultimi anni, più o meno a partire dal 13 a.C., la voce poetica di Orazio tace per la salute malferma. Il poeta muore a Roma alla fine del novembre dell'8 a.C., poco dopo la morte di Mecenate. Viene sepolto sull'Esquilino, accanto all'amico, all'uomo che egli stesso aveva definito la metà della sua anima.